Debito pubblico in salita nel 2023. Al 31 dicembre, secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia, il debito delle amministrazioni pubbliche è cresciuto di 105,3 miliardi, risultando pari a 2.862,8 miliardi, il 141,7% del PIL. A favorire la salita, il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, l'effetto complessivo degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione del cambio. L'incremento ha riguardato anche le disponibilità liquide del Tesoro. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle amministrazioni centrali è cresciuto di oltre 109 miliardi, mentre quello delle amministrazioni locali si è ridotto di 3,9 miliardi. Il debito degli enti di previdenza è invece rimasto stabile. La vita media residua è risultata in linea con i livelli di fine 2022, 7,8 anni. Nel corso del 2023 la quota del debito detenuto dalla Banca d'Italia è diminuita, collocandosi al 24,3% a fine anno. Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato il decreto che dà il via al nuovo programma Latte nelle scuole. La dotazione è di 6 milioni di euro. Fino al 13 marzo i produttori del settore lattiero caseario, le loro associazioni, cooperative o consorzi potranno presentare i progetti per promuovere il consumo di latte fra gli alunni delle scuole primarie. Analogamente al bando già avviato per frutta e verdura nelle scuole, anche questa misura europea per la promozione del latte negli istituti sarà realizzata dal MASAF non più attraverso appalti e imprese attive nella distribuzione, ma con un modello che si rivolge direttamente al settore primario. Il programma finanzia la fornitura e la distribuzione di prodotti lattiero-caseari fra gli alunni degli istituti scolastici primari, nonché azioni educative di accompagnamento, tra cui corsi di degustazione, attività ludico-ricreative, visite a fattorie e azioni informative sull'agricoltura, sulle sane abitudini alimentari e sulle filiere. Si vuole così promuovere anche un approccio sostenibile, sensibilizzando gli alunni sul consumo equilibrato e le filiere corte, con un effetto protettivo sulla salute e di contrasto agli sprechi. DEPA Infrastructure diventa Enaon. A un anno e mezzo dall'ingresso in Grecia, il gruppo Italgas ha svelato il nuovo marchio della sua società ellenica. Inizia così il nuovo capitolo di un percorso che ha già raggiunto risultati importanti. Il 2023 si è concluso con la connessione di 25 territori per un totale di 800 km di reti, il 78% di investimenti in più rispetto al 2021. Nel 2024 la rete sarà attivata in altre 13 città, con l'obiettivo di arrivare a oltre 38.000 nuovi clienti. L'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, fa il punto sugli investimenti realizzati. I numeri che noi abbiamo fatto nel 2023, più 78% rispetto al 21 e più 25 rispetto al 22, dove il 22 gli ultimi 4 mesi c'eravamo già noi, dimostrano che questa accelerazione c'è stata. È sufficiente? La mia risposta è no, dobbiamo ancora accelerare, soprattutto sulla trasformazione digitale, che è quella che poi porterà anche i benefici al consumatore finale, perché riusciremo a ridurre significativamente i costi dell'operation e poi soprattutto inizieremo ad abilitare la rete ad avere gas diversi. Abbiamo voluto cambiare il nome proprio per dare un'immagine tangibile anche di cambiamento. Il nuovo marchio è stato presentato al Politia Business Center di Atene, dove sorgono i nuovi uffici della società. Il nome Enaon trae ispirazione dalla parola greca Enaos, che si traduce in perenne e rinnovabile. Il ministro dell'Ambiente e dell'Energia greco, Theodoros Skylakakis. It is very important because we are talking about a sector that will take these assets towards the future. As I said, we need also green gases because we have a huge infrastructure on gas in Europe, and we need to use that infrastructure in the future together with electric energy so that we will have a much more efficient energy system. And it's very important for us to be partners with Italian companies, important Italian companies, and be able to build this infrastructure towards the future.
ancora una chance per pagare le rate scadute della rottamazione quater. Un emendamento del relatore al decreto mille proroghe punta a riaprire le porte della sanatoria sulle cartelle con lo sconto su sanzioni, interessi ed aggio della riscossione. I contribuenti in difetto potranno rientrare nella definizione agevolata. Infatti l'ipotesi che potrebbe prendere corpo è quella di spostare il salvagente per i decaduti dalla rottamazione al 28 febbraio 2024.